Ci sono dei luoghi capaci di diventare dei veri e propri simboli di un territorio, dei luoghi che oltre all'importanza storica, in questo caso anche religiosa, che rivestono, diventano, dei luoghi di ritrovo, di aggregazione, di comunità, in senso vero e proprio, luoghi di transito in cui passano grandi, piccini, giovani, anziani, e in cui, la storia di un territorio, la storia, di una comunità rivive giorno dopo giorno, anche attraverso l'attività di chi di questi luoghi si occupa quotidianamente. Oggi siamo al Santuario di San Vito, a Nole, per raccontarvelo, per raccontarvi non soltanto la sua storia, quella che si può trovare tranquillamente su Wikipedia o sui siti specializzati, ma anche per raccontarvi chi di questo santuario si prende cura tutti i giorni e chi lo frequenta, anche soltanto passandoci per una camminata. Siamo a Nole, al santuario di San Vito, che è un santuario campestre che si trova a poca distanza dal torrente della Stura di Lanzo. E sono un membro dell'Abbadia di San Vito, che è questo gruppo che da tanti anni, da più di 150 anni, si occupa per conto della parrocchia di Nole della manutenzione e dell'organizzazione della festa qui presso il santuario. Il nostro è un piccolo santuario, ma con una storia oramai ultracentenaria, perché questo luogo di culto nasce nel 500, quindi quasi 500 anni fa. Non sappiamo precisamente la data, ma qui, proprio in mezzo ai prati, era presente un pilone votivo, e intorno a questo pilone votivo si narra vi sono state delle guarigioni miracolose, e quindi i nolesi poco per volta hanno ingrandito, hanno prima costruito una prima cappella per poi arrivare fino al 1700 con le strutture attuali. E il santuario, lo vedremo anche bene poi più avanti, è composto da due parti: una parte propriamente religiosa, che è la cappella, e una parte più rurale, che è l'abitazione del custode, perché nei secoli si sono sempre succeduti dei custodi, sia laici che anche religiosi in alcuni casi. Ok, vogliamo entrare? Entriamo. Siamo proprio nel cuore del santuario. Questo che è dietro di me è il pilone votivo attorno al quale appunto è sorto il santuario. Quello che vediamo è un dipinto del 600, datato 1648, ma sappiamo che sotto vi è una pittura ancora più antica, che probabilmente era proprio la più antica pittura del pilone. E intorno a questo pilone è poi sorto tutto il resto del santuario, quindi con un ampliamento seicentesco, questi affreschi laterali che vediamo, San Giovanni Evangelista e Sant'Antonio Abate, e poi tutto il successivo ampliamento. Ecco, invece qui siamo all'interno del sacrario degli ex voto, e come potete vedere ne conserviamo centinaia, sono oltre 500, sono sia quadretti ma anche oggetti di diverso tipo, cuori in lamina d'argento, e poi una particolarità, lo vedete proprio qua in alto, sono i fiocchi delle nascite. E questa è la cosa significativa e molto curiosa: a Nole San Vito viene in modo particolare invocato per la protezione nei confronti dei bambini e dei neonati. E quindi già da oramai da tanto tempo c'è questa tradizione: quando nasce un bambino viene portato il fiocco della nascita qui al santuario. Il modo con cui i nolesi, ma non solo i nolesi, anche tante persone del nostro territorio, perché il santuario è conosciuto un po' da tutto il territorio a nord di Torino, fino ad arrivare alle Valli di Lanzo. E quindi quest'usanza oramai continua in questi ultimi decenni con la tradizione dei fiocchi, ma noi sappiamo che già addirittura nel 700, più di 300 anni fa, ogni anno, il giorno della festa di San Vito, il 15 giugno, venivano qua i fedeli insieme ai bambini, ai neonati, per una speciale benedizione.
e questa benedizione continua ogni anno il 15 giugno proprio qui in occasione della festa di San Vito. Una cosa molto curiosa, proprio visto che siamo qui nella Cappella degli Ezvoto, l'uso di portare questi quadretti e questi oggetti nei santuari è una tradizione antichissima, addirittura precedente al cristianesimo, addirittura nei templi pagani già questo avveniva. Però diciamo che negli ultimi 50 anni si è un po' persa questa tradizione e in alcuni santuari dove si portavano gli ex voto non è più avvenuto questo. Qui a Nola invece la cosa particolare è che questa tradizione continua. Ogni anno riceviamo, oltre ai fiocchi delle nascite, anche sempre 2, 3, 4, 5 quadretti oppure oggetti votivi che la gente, le famiglie continuano a portare al santuario. Questa è la testimonianza che la tradizione è una tradizione viva. E proprio per valorizzare anche tutto questo patrimonio di ex voto, qualche anno fa come Abbadia abbiamo curato una pubblicazione specifica con un censimento di tutti gli ex voto, quindi li abbiamo numerati, li abbiamo catalogati, fotografati tutti e quando arriva qualche famiglia che magari sa che un nonno o qualcuno aveva portato un quadretto, grazie a questo censimento siamo subito in grado di ritrovare il quadretto e di poterlo mostrare. Senti, mentre ci spostiamo nella parte posteriore del santuario per vedere la casa del custode, io ti chiedo innanzitutto tu quanti anni hai e da quanto tempo ti occupi del santuario e anche come è nata questa tua attività. Sì, ma allora io ho 40 anni, faccio parte dell'abbadia oramai fin da quando sono ragazzo, perché io abitavo proprio qua vicino, a un chilometro dal santuario, e quindi fin da ragazzo sono stato coinvolto in questo gruppo che appunto ha lo scopo sia di curare la manutenzione, i restauri del santuario, ma anche di organizzare la festa patronale, perché nel mese di giugno per diversi giorni, per circa una decina di giorni, qua presso il santuario si svolge una festa che è anche molto conosciuta sul nostro territorio, con eventi sia religiosi, quindi la novena, le messe, la benedizione dei bambini, ma anche eventi di tipo culturale, quindi noi tutti gli anni facciamo una mostra, eventi di tipo anche ludico oppure anche attività e poi soprattutto anche il momento gastronomico, quindi con la possibilità di mangiare e di stare insieme. Allora, quindi mi raccontavi, abbiamo da una parte sulla sinistra la struttura del santuario. Sì, no? Noi vediamo la parte, diciamo, del santuario che ha poi un porticato e quel porticato fu costruito perché i vescovi durante le visite pastorali hanno chiesto la presenza di un porticato per consentire ai pellegrini che venivano di avere una zona coperta in caso di pioggia, perché altrimenti quando arrivavano i pellegrini e pioveva erano costretti a mangiare, stare all'interno del santuario e questo non era una cosa buona e per questo motivo fu costruito quindi il porticato. E poi dall'altra parte vediamo la parte rurale con l'abitazione dell'eremita, in nolese detto l'armit, e il giardino cintato. E come potete vedere si intravede al fondo del giardino c'è una struttura con una semicupola. Quello è un pilone votivo che fece costruire e realizzare il conte di Rivarossa, Vittorio Amedeo Cavalleri, il quale fu ferito in battaglia e durante appunto questo ferimento si dice avesse avuto una visione di San Vito e quindi essendosi poi salvato, si ritirò a vita eremitica qua presso il santuario. A sue spese, lui che era nobile e anche facoltoso, fece appunto ampliare la casa del custode e la fece cintare da questo muro, appunto, del giardino, e fece al fondo del giardino realizzare questo pilone dove era lui stesso raffigurato in questo momento del ferimento durante la battaglia. Andiamo a vedere. Ecco, qua siamo proprio davanti all'ingresso della casa dell'Armit. L'eremita era appunto questa persona che viveva qui. Ancora oggi c'è una famiglia che qui vive, che si occupa appunto del controllo del santuario. E l'eremita
aveva appunto come compito quello di mantenere in ordine e pulito il santuario e il sagrato e tutta la zona. Questo luogo è anche l'occasione per parlare dei restauri, perché in questi decenni l'abbadia con la parrocchia, anche in collaborazione col comune, spesso ha messo mano ai restauri del santuario, quindi tutto il restauro degli affreschi, il recupero delle decorazioni delle volte, le tele, le statue, quindi tutta la parte diciamo religiosa. Oggi rimane da restaurare e da mettere in sicurezza la casa dell'eremita. La casa dell'eremita è di proprietà del comune di Nole e nell'anno 2022 siamo riusciti a ottenere un ottimo risultato nel censimento dei luoghi del cuore del FAI e questo ci consente ora di accedere a un bando. Un bando che vorremmo proprio presentare per il recupero di questa struttura, che vorrebbe diventare poi un luogo adibito a museo, sale espositive, insomma degli spazi per la comunità da utilizzare e da valorizzare soprattutto. Allora, io vengo dall'Emilia Romagna, precisamente dalla Venna. Noi due dalla Val d'Aosta, lei abita ad Aosta, io abito in un piccolissimo paese vicino a Courmayeur. E come avete scoperto, diciamo, del santuario di San Vito e anche del percorso, no, che state noi facendo? Noi facciamo tanti cammini, okay. Quindi facendo tanti cammini, guarda, gente, si vede benissimo. Facendo tanti cammini sia in Italia che all'estero, ovviamente siamo super informati e... Appena ne esce uno nuovo. Ed è la prima volta che venite qui? Sì, questo sì. Okay, anche perché come... almeno parlo per me, sì, non so. Io no, i cammini Torino, li faccio una volta e basta, perché okay. Ce ne sono talmente tanti che... E come vi sembra il santuario di San Vito, per come lo state vedendo adesso, ecco? Ma per ora questo cammino è stato soddisfacente. Cioè, siamo partite stamattina. Però quindi. Questo l'ho visto da lontano, questo campanile bianco, ho detto arriviamo in un posto che non sapevo fosse San Vito, però si presenta bene, poi è un posto così distante, silenzioso, c'è del pathos, anche se uno non è religioso. È verissimo. Sono quei posti che è un po' come la cattedrale di Santiago, come la Verna, come certi santuari, che anche se uno non è religioso comunque coglie una presenza che comunque c'è. Tutti i nolesi, quando hanno mezz'oretta e vogliono fare una passeggiata, dove vanno? A San Vito. Quindi il fatto che in questi ultimi decenni ci sia stata una maggior cura sia da parte dell'abbadia, della parrocchia, ma anche da parte delle istituzioni civili, questo ha reso il luogo ancora più attraente. Basti pensare a Corona Verde, siamo proprio al centro di questo percorso cicloturistico, ciclopedonale, e abbiamo visto proprio in questo caso ci sono tre pellegrine, potremmo dire, tre camminatrici che abbiamo incontrato qui per caso, ma questo è un fenomeno continuo. In questi ultimi anni, con la nascita di Corona Verde, abbiamo un movimento continuo di persone a piedi, in bici, e quindi questo sicuramente è molto significativo. Quello che inoltre abbiamo potuto fare noi come abbadia, siamo entrati a far parte di un'associazione nazionale che si chiama San Vito Italia, e questa associazione lega un po' tutti i paesi che in Italia venerano San Vito. Questo ci ha fatto conoscere in tutte le regioni d'Italia, abbiamo avuto qua visite da tutte le regioni e noi stessi ci rechiamo nelle altre regioni per questi incontri e questi meeting. Tra pochi giorni saremo in Puglia, dove quest'anno si svolgerà il meeting nazionale. Questo chiaramente fa rete e ci consente di far conoscere il nostro territorio, ma anche di arricchirci, perché così gli altri conoscono le nostre tradizioni e noi possiamo conoscere quelle di altri, e da questi legami sono poi nati tantissime attività, iniziative culturali, turistiche, che sono diventate oramai un aspetto importante per noi. Senti, ti chiedo l'ultimissima cosa prima di lasciarti andare, che tu mi hai detto che ti occupi, diciamo, ti curi del santuario da quando eri fondamentalmente ragazzo. Nel corso di questi anni, se dovessi restituirmi un tuo ricordo personale del santuario, a cosa lo associ nella tua esperienza biografica? Ma io, i ricordi di quando ero bambino, che mio nonno mi portava in bicicletta qui,
E poi un ricordo invece più recente è proprio di questo periodo della pandemia, e ricordo bene proprio l'anno della pandemia, a giugno, quando non abbiamo potuto fare una festa con la presenza di tante persone, assembramento, ricordo bene che con il nostro parroco Don Antonio abbiamo pensato di fare la benedizione per piccoli gruppi familiari, e quindi ricordo bene il giorno 15 giugno di quell'anno, in piena pandemia, piccoli gruppi di famiglie tutto il giorno, dal mattino alla sera, sono passate qui per chiedere la benedizione di San Vito. È stata una cosa molto toccante, che ha fatto capire quanto questo luogo è caro ai nolesi.